Si è parlato di incidenti e sicurezza sul lavoro a Link, il programma del mercoledì sera di TRG, in cui partendo dalla tragedia della Green Genetics a Gubbio si è tracciato un quadro della situazione su quanto ancora c'è da fare per la sicurezza sul lavoro. Ad essere intervenuta, tra gli altri, la dirigente di INAIL Umbria, Alessandra Ligi, la quale ha analizzato i dati degli infortuni e delle morti sul lavoro nei primi 9 mesi del 2021. In Umbria nell'anno corrente sono stati 19 i casi mortali, con una variazione del più 111% rispetto allo stesso periodo gennaio-settembre del 2020, 15 in provincia di Perugia, 4 in quella di Terni, un numero drammaticamente salito in soli 2 giorni con la morte di un camionista e di un imprenditore edile nell'area dell'Alta Umbria. Per gli infortuni, sempre nel periodo gennaio-settembre, sono stati denunciati 6.391 casi contro i 5.575 del 2020, con una variazione del 14,6%, più alta di quella nazionale, che è pari all'8%. 453 riguardano il solo settore delle costruzioni, rispetto al 2019 che segnava oltre 10.000 infortuni e rispetto al 2020, l'anno di avvio della pandemia, che ne registrava 8.003 totali, si sta dunque assistendo ad una diminuzione. Numeri in rialzo per le malattie professionali, 1.622 i casi nei primi 9 mesi del 2021, con un più 35,6% rispetto all'anno precedente. Altro capitolo è quello degli infortuni Covid-19. Le denunce pervenute all'INAIL dal gennaio 2020 al settembre 2021 sono in Umbria 1.400, di esse 9 hanno avuto esito mortale, con 7 decessi in provincia di Perugia, 2 in quella di Terni. La percentuale maggiore riguarda le donne e la fascia di età 50-64 anni per il 45,4% dei casi. Nel suo intervento la dottoressa Ligi ha annunciato anche delle possibili novità per quello che riguarda il risarcimento pubblico per le morti sul lavoro, oggi non previsto dalla legge. Noi agiamo in forza di legge, quindi la nostra tutela copre certe fattispecie. Ciò posto, il danno residuale o il danno per coloro che non hanno superstiti, poi è chiaro che non è previsto e dovrebbero appunto essere le aziende a coprire la differenza. A onor del vero esiste anche un fondo straordinario per le vittime dei gravi infortuni, un fondo nazionale con un esborso una tantum per le famiglie. Ovviamente sono cifre, diciamo, non chissà di quale portata, però diciamo un'attenzione nel tempo anche a questi soggetti è stata recata. Dice l'avvocato Minelli, dice modesto. Le cifre sono, diciamo, modeste, via. Merita di essere comunque attenzionata, migliorata, è un aspetto importante su cui io mi auguro appunto ci sia un'evoluzione legislativa.